È una delle vostre iniziative di responsabilità sociale più longeva e anche una delle più utili, vedendo i numeri degli esami che sono stati condotti. Sì, infatti è proprio così. Noi oggi parliamo di sostenibilità, abbiamo, diciamo, prodotto il rapporto di sostenibilità e in quest'ambito abbiamo tutta una serie di iniziative. Però per questa iniziativa specifica non siamo nuovi. Sono 14 anni che noi partecipiamo a questa iniziativa e, diciamo, il fatto che siano stati effettuati 10.000 controlli in questi anni è sicuramente il segnale, la testimonianza più valida dell'utilità di questa iniziativa, che peraltro si inquadra in un'attenzione che l'ISAB ha sempre avuto, sia per la salute delle persone, sia per il territorio, sia per il comune di Priolo. Ci sono iniziative che vedono insieme pubblico e privato che funzionano, si ripetono negli anni e salvano anche le vite. Beh, è stata un'ottima iniziativa, è un'ottima iniziativa, addirittura come lei avrà ascoltato, abbiamo già immaginato di potenziare l'azione preventiva delle malattie, perché purtroppo ne abbiamo tante. Questa operazione diventa anche un filtro per evitare di andare in ospedale a rimpinguare il pronto soccorso, che è sempre più indisponibile alle migliaia di richieste giornaliere che ci sono. Quindi prevenzione, rapidità, certezza di quello che c'è e di quello che dobbiamo fare. Quindi potenziare questo centro di Priolo, che è un centro importante, dove ci sono tante apparecchiature nuove che ci consentono di fare diagnosi immediate, che è una cosa importante. Abbiamo specialisti che sono dei colleghi molto, molto bravi. Quindi grazie all'ASP, grazie all'ISAP e grazie al Comune di Priolo abbiamo un'esperienza consolidata, importante, che abbiamo oggi rilanciato e continuiamo a rilanciare, perché ci sia sempre un servizio migliore per i cittadini. Le Come funzioneranno le visite? visite funzionano che non ci sarà più bisogno di andare nelle farmacie, direttamente al CUP. Lì c'è la sede del CUP, la sede del centro di prevenzione. La gente arriva, si prenota e si fa la visita. Dove Tutto è in contrada mostringiata. c'è il centro, l'ex centro di incontro diurno, in attesa di completare, che stiamo per, abbiamo già il progetto pronto per fare il centro sociosanitario, che servirà sanità e sociale. Da diversi anni è noto ormai il valore della prevenzione, ci sono le campagne di screening, bisogna fare in modo anche che le persone partecipino. Sì, purtroppo questo non è un dato nuovo, ma diciamo in Italia direi in generale, ma in particolare in Sicilia, le adesioni alle campagne di screening a volte diciamo, registriamo che sono abbastanza basse, quindi dobbiamo essere bravi e questo sarà anche un tema dei nostri obiettivi e dei nostri obiettivi di direttore generale, quello di implementare le campagne di screening e quindi favorire l'adesione alle visite che sono previste nelle campagne. Questa attività e questo protocollo che abbiamo firmato oggi a Priolo si innesta nell'ambito anche delle campagne di screening e quindi nella prevenzione oncologica e quindi è un'attività complementare che noi abbiamo voluto sottoscrivere proprio per i cittadini di Priolo, diciamo, ampliare l'adesione da parte di tutti i cittadini alle campagne di screening.